Ma Yanukovych? Yanukovych, il vostro presidente? Perché voi ucraini lo avete cacciato, eh? Maidan? Ah! Katia, se non ci fosse stato un colpo di Stato in Ucraina e il legittimo presidente non fosse stato escluso, non ci sarebbe stata la guerra. A volte mi scrivono commenti del genere. Ma qualcuno per davvero pensa così? In breve, la guerra c'è perché Putin vuole conquistare l'Ucraina. Se non ci fosse stata Maidan, l'Ucraina sarebbe stata consegnata a Putin, semplicemente e tranquillamente. Io sono Katia Nesterenko e d'ora vi spiego perché. Iscrivetevi, iniziamo. Correva l'anno 2010, elezioni del presidente dell'Ucraina, viene eletto Viktor Yanukovych, legalmente e in maniera democratica. Come Viktor Yanukovych voleva guidare il paese, lo ha mostrato nel primo anno della sua presidenza. Ha cambiato la Costituzione, limitando i diritti. In breve, per non appesantirvi con i dettagli, la politica interna di Yanukovych e del suo partito delle regioni può essere descritta così: saremo ovunque e ovunque saremo, sarà tutto nostro. Non è uno scherzo. Dai primi giorni della presidenza di Yanukovych, la gente vicina a lui, i suoi figli, i suoi parenti, hanno iniziato a gestire il paese, prendendolo sotto il suo controllo. Purtroppo non è una metafora. Quella gente interveniva ovunque dove vedeva un profitto per sé. Le fabbriche, i canali televisivi, le aziende, le società di investimento, le squadre di calcio pure. Le gaffe di Yanukovych erano scioccanti, una dopo l'altra, in continuazione. Per esempio, il presidente ucraino non ricordava, come si dice in ucraino, l'albero di Natale, in diretta. Novorічна. Йолка. Oppure questo, sta dicendo ad un giornalista britannico che non trova niente di male nel supportare gli struzzi. Lui aveva lo zoo privato nella residenza di stato che aveva trasformato nella sua proprietà privata. Questo posto si chiama Medjugorje, si trova a pochi chilometri da Kiev. Oramai questo posto è diventato un monumento all'oligarchia. Cosa manca secondo voi? Ecco un parcheggio privato. Ecco qua ci sono ville per gli ospiti. Poi c'è anche un palazzo costruito solo per Putin. Come mai? Senza una casa per il padrone. Laghi, le fontane, i campi da golf, terme e ciliegina sulla torta. Il pane d'oro. A cosa serviva? Non chiedermelo, non sono in grado di ragionare come la gente di quel clan. È stato un periodo quasi totalitario, se si può dire così. Del furto totale, della totale pressione sulla libertà di parola, sulle imprese e sugli affari. In quel periodo la gente di Yanukovych ha organizzato una piattaforma fiscale parallela, dove si accumulavano le tasse statali che diventavano beni privati. Ogni anno lo Stato perdeva, pensate, 100 miliardi di grivna. Quanto è? Ecco il tasso di cambio della Banca Nazionale Ucraina. Febbraio 2011, per esempio. 1000 grivne, quasi 100 euro. 100 miliardi, quanto sarebbe? Avete calcolato? Ora non vi sorprendere che il budget ha iniziato ad esplodere a causa di una tale politica, se si può chiamare politica. Per capire meglio cosa accadeva a quei tempi, basta immaginare Don Silvio. Sì, il cavaliere. Possibilmente meno furbo e intelligente, però molto più deciso ed incisivo.
Immaginatevi il cavaliere con il potere di un dittatore che ha un grande partito in tasca, con la maggioranza che applica il suo sistema di legge e mette le persone in ogni amministrazione regionale, da Torino a Messina. E poi immaginatevi questo. Niente vera opposizione. I partiti, a parte quello del dittatore, che stanno affogando i numerosi processi penali. Le tasse statali si accumulano sulle piattaforme fiscali speciali. Qualsiasi attività commerciale di successo in Italia, il cavaliere se la prende. A quanto pare, questo è lo scenario classico di una struttura mafiosa che sale al potere. Ma in effetti è stato proprio così. Yanukovych e la sua squadra sono persone del cosiddetto clan di Donetsk, che si è formato nelle sanguinose guerre criminali negli anni 90 nell'Ucraina orientale. Politica estera. A differenza dei fondi statali, la politica estera interessava poco il clan di Donetsk. Loro puntavano sull'amicizia con la Federazione Russa. In cambio di gas a buon prezzo, loro hanno firmato gli accordi di Kharkiv. Di fatto, il regime di Yanukovych ha dato una parte dell'indipendenza ucraina ai russi. È stato troppo evidente. Guardate, dopo gli accordi di Kharkiv, le persone con i passaporti russi sono diventate ministro della difesa e capo della SBU, Servizio della Sicurezza Ucraina. Sì, avete sentito bene. In quel periodo i russi hanno ottenuto l'accesso a tutti i segreti di Stato e non solo loro, giudici della Corte Suprema pure. Andiamo avanti. I deputati del partito di Yanukovych, ad esempio Igor Markov, dovreste ricordare questo personaggio. Lui è stato detenuto a Genova e quando il braccialetto elettronico gli è stato rimosso dalla gamba, lui ha preso il volo verso non Kiev o Donetsk, ma verso Mosca. Ora il separatista è uno dei portavoce della propaganda russa. Yanukovych era pronto a diventare partner junior della Federazione Russa, come Lukashenko in Bielorussia. Lui ha eseguito tutte le istruzioni dei russi come se fosse stato un burattino fatto da Babbo Geppetto. Quel periodo somigliava al teatro dell'assurdo, un'opera il cui libretto era l'occupazione strisciante. All'inizio gli ucraini potevano solo osservare scioccati la nuova realtà nella quale si trovavano. Solo piccoli partiti di opposizione cercavano di svelare i volti del clan. Dopodiché si sono attivati i tifosi. Nel video i tifosi della Dinamo Kiev proclamano: ringraziamo, sto citando, ringraziamo il popolo del Donbass per il presidente testa di Ma anche i tifosi di Donetsk Shakhtar non piaceva il partner principale del loro connazionale. Niente amore per Putin. In seguito i tifosi di calcio sono stati duramente perseguitati. Nonostante tutto questo, Yanukovych non voleva far crescere ulteriormente il malcontento della gente. Costantemente dichiarava di sostenere il percorso dell'Ucraina verso l'Europa. Però, nell'autunno del 2013, all'improvviso, ha rifiutato di firmare l'accordo di associazione con la comunità europea. Come si è scoperto dopo? Per i 3 miliardi di dollari che la Federazione Russa ha offerto di versare nel vuoto budget ucraino. Questo cosiddetto scambio ha avuto l'effetto di un'esplosione. La gente è uscita in piazza Maidan per protestare contro il regime. Yeah!
Immaginate una situazione così in Italia, con il vero potere mafioso che controlla tutte le sfere della vita, dalla televisione ai giornali, al commercio e all'industria, tutto sotto la gestione di una famiglia, con le repressioni da parte della polizia e dei servizi speciali. Ed a questo punto il cavaliere annuncia: tutti i soldi saranno per me e poi deciderò cosa dare a voi. Un'altra cosa da immaginare con i dimostranti: nessuno parla. La famiglia al potere punta su una soluzione rapida e di forza. Questo provoca solo la indignazione. Le manifestazioni e le proteste iniziano in tutto il paese. Così è stato nel 2013 in Ucraina, non nell'immaginazione, ma nella realtà. Il confronto continua per diversi mesi. Le autorità, con il sostegno della Federazione Russa, sono in continua escalation. Alla fine il Parlamento, controllato da Yanukovych, vota per le cosiddette leggi dittatoriali che trasformano lo Stato in un ghetto autoritario. Allo stesso tempo accadono le esecuzioni di massa di persone indifese a Maidan, proprio nel cuore della capitale ucraina. 2014. Le morti dei manifestanti spezzano il potere di Yanukovych e il suo sistema. Il dittatore fugge dal paese. Lascia vuote le casse della nazione e porta insieme a lui miliardi di dollari in contanti, da precisare 100 miliardi di dollari. Contemporaneamente in Crimea si presentano le truppe russe vestite nelle divise senza i segni di riconoscimento. Era evidente che un'operazione del genere non poteva essere preparata in 3 giorni. La guerra era pianificata in anticipo, nei palazzi del Cremlino. È a marzo 2023 uno dei membri del clan di Yanukovych, Oleg Tsarev, che era fuggito nella Federazione Russa, ha apertamente dichiarato che il regime di Yanukovych aveva sviluppato un piano per la disintegrazione dell'Ucraina anche prima delle proteste del Maidan. Ecco qua la sua intervista. Yanukovych, secondo il suo ex compagno di partito, voleva riscrivere la Costituzione in modo tale che permetteva a lui di rimanere il presidente dell'Ucraina a vita. Questo avrebbe potuto provocare il separatismo delle regioni occidentali dell'Ucraina e, conseguentemente, il crollo del paese. Come vedete, non c'era uno scenario pacifico per l'Ucraina. Yanukovych è fuggito perché non ha fatto i compiti di casa di Putin. Non è stato cacciato a causa del Maidan e delle proteste, come lo raccontano i fedeli dello zar russo. Oramai è evidente che Mosca, con l'aiuto di Yanukovych, ha pianificato la conquista silenziosa dell'intero paese. Ma dopo la resistenza, dopo Maidan, ha potuto entrare solo in Crimea e in una parte delle regioni orientali del Donbass.